proprio con la Romania all'andata di questa sfida 1-3 il 19 di ottobre. C'è una sorta di interregno, infatti chi sostiene che però oggi la Romania, proprio perché distratta, perlomeno i giocatori della Steaua dovrebbero tratti rivolti, grande centravanti dello Zvezda, cugino di Dimitar, il tecnico, infortunatosi qualche settimana fa, ne avrà per qualche mese. Assenze importanti, ma la Bulgaria è già sulla strada del rinnovamento, come vi dicevo, con la nuova coppia di tecnici. Romania, ecco la stella, Gheorghe Hagi, 24enne, ambito da tutte le grandi squadre occidentali. Gheorghe prova la penetrazione, messo giù, tutto regolare, si rialza, riprende, libera il sinistro, Van. Il numero di Hagi, straordinario Hagi, parte il cross, si salva la difesa bulgara forse con un braccio, tutto regolare per l'arbitro, intervento sotto. Parte il cross a rientrare, Valov, Stoichkov, Rednik in avanti, sempre verso Hagi, molto defilato in questo avvio, va via. Ivanov, Vasev su di lui. Hagi, ancora una finta, sempre verso Sabau, la finta di Sabau, tutta la Bulgaria vedete all'indietro, Hagi, c'è la spinta di Balikov, calcio di punizione, attenzione, Hagi, un gran tiratore, Chievoli, ricorderete quella con l'Italia, 1-0 per la Romania, gol appunto di Sabau, Romania poi sconfitta in amichevole in Polonia, intanto il gran tiro direttamente sul fondo per appunto elemento inamovibile, pedina importantissima, fondamentale della nazionale. Hagi disorienta ancora Tinchev, poi riparte Hagi, raddoppio di marcatura e fallo, 24esimo, sempre 0-0, Gheorghe Hagi poi in difficoltà, ecco Hagi, il lancio in verticale di Hagi, stupendo, Rotario, parte il cross, calcio d'angolo. Prima a segnare a ripetizione in campionato, ma in ambito internazionale. Vasev con grandissima grinta, poi subisce anche il fallo. Vedete Hagi, si innervosisce con Vasev. È stato toccato duro in effetti, ha provato anche a reagire, ha ricostruito, diciamo così, l'azione del gol, il cross di Lacatusce, il colpo di testa di Popescu. Hagi, il 28 marzo del 37, ha dunque 52 anni, ex buon giocatore, ha cominciato con l'Arad Progressul e poi il passaggio alla Steaua, con la quale avvia la Steaua, vorrebbero tirare i remi in barca. Hagi, sulla fascia Rotario. Portiere di riserva bulgaro, si tratta di Donev. In effetti Valov era sembrato davvero incerto, parte il cross corto, qualche numero davvero straordinario, giocato un po' a corrente alternata da primo tempo, cross sempre pericolosa, sfiorato soltanto Sati, la Romania sempre in vantaggio. Hagi prova il sinistro, poi esterno con prova Jovan, c'è Hagi, attenzione al sinistro, Hagi lo prova questa volta senza successo, Gheorghe Hagi, Tentin Ceausescu, figlio del premier rumeno, soltanto dopo il mondiale, parte Hagi, c'è calcio d'angolo, deviazione netta della Badichio, è Hagi che prova la manovra, ancora Hagi che non riesce a trovare lo spazio, sta indispettendo un po' il pubblico, non sta facendo una gran figura, ma sta arrivando il risultato voluto. Attenzione ad Hagi che sembra proibitiva, parte Hagi, la gran botta deviata, Lacatusce, inserimento ancora di Popescu,
c'è Kamataru e c'è l'intervento di Basef che non sembrava irregolare. L'arbitro concede comunque il calcio di punizione ed è sicuramente una posizione, e Agi allora preferisce la battuta diretta. La gran botta, si salva Donev. Penev e Vasilev torneranno rispettivamente allo Zredez e al Lettar. Gran botta al volo, Agi che la gattusce. Discorso un po' differente invece per i difensori, al di là dei loro limiti tecnici. Cioè,